Un nuovo open fuoribordo sta per arrivare nella gamma Verve di Azimut Yachts. Fra le tante, anzi effettivamente tantissime novità che Azimut Yachts sta presentando quest'anno, c'è anche questo nuovo Verve 42, che si affianca all'altro modello della gamma di Sport Weekender di Azimut, il 47. Si può già dire che il nuovo 42 in pratica è il 47 più in piccolo? Ebbene sì, soprattutto per quanto riguarda il ponte di coperta. Basta guardare il layout e lo si nota a colpo d'occhio. Questa è la coperta del Verve 47, che è lungo 14,5 metri, e questa è quella del nuovo 42. Che è misura 13 metri e mantiene i 3 sedili di pilotaggio, il divano in pozzetto è uguale all'allestimento del pozzetto di prua. La cosa però non deve essere vista semplicemente come una barca uguale all'ammiraglia, ma con spazi più piccoli. Anzi, la sfida del progettista Francesco Struglia è proprio quella di offrire lo stesso feeling in fatto di fruibilità degli spazi. Un lavoro probabilmente neanche tanto difficile, perché ciò che caratterizza i Verve è proprio l'enorme spazio calpestabile in pozzetto, quindi non ci sono stati grossi spostamenti di arredi da fare, però si notano soluzioni come lo slittamento della console di comando tutta dritta per mantenere a sinistra un passavanti bello largo, comodo e ben fruibile come quello del Verve 47. Un po' diverso è sotto coperta, dove le volumetrie chiuse hanno dato meno elasticità al progettista, quindi qui i layout cambiano sensibilmente. Ecco il 47 ed ecco il 42. Tornando all'esterno, naturalmente rimane la murata abbattibile e il tavolo a scomparsa, eppure quello che ormai è un marchio di fabbrica dei Verve, cioè la vetrata lungo la murata che si accentua fino alla falchetta, per dare così un tocco estetico all'esterno, ma al tempo stesso ampliare il contatto visivo sull'acqua. A questo proposito, bellissima la definizione che ha dato Azimut: una finestra sulla tua scia. Ed eccola qua, la finestra, infatti. Il Verve 42 monta esclusivamente motorizzazione fuoribordo ed è equipaggiato con 3 Mercury da 450 cavalli per una velocità massima stimata in 45 nodi sulla carena Double Step progettata da Michael Peters. Per ora è tutto, ma presto arriveranno altri dettagli dal cantiere. Al prossimo video, allora. Ciao!